Ciao dal mio Reiki. Oggi non voglio parlarti né di energia, né di tecniche, né di posizioni, né di quant'altro che riguardi il Reiki, ma voglio semplicemente parlarti di un argomento magari difficile, però ne ho voglia e quindi te ne voglio parlare. Che cos'è? Beh, è che cosa penso io delle donne. Mamma mia, Renato, in quale campo ti stai mettendo? No, no, va bene. E perché io sento che questa cosa la devo dire e io ho sempre avuto un'altissima considerazione nelle donne. Le donne, e chi mi conosce lo sa che ho sempre pensato così, le donne per me sono ad una spanna, diciamo, superiore rispetto a noi uomini. Purtroppo, se mi stai ascoltando e sei uomo, purtroppo è così. Magari mi dirai, beh, ma sei un mammone, magari pensi a come era la tua mamma e quindi no, 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 non è questo. È un'altra percezione, è un'altra cosa. E quando incontri una donna, la guardi negli occhi e ti fa entrare nella sua anima, ti fa entrare nel suo profondo, quando la guardi con intensità e quando guardi una donna con la verità tua nel cuore, allora scopri che veramente è qualcosa di più. E questo non vuol dire che noi maschietti, noi uomini non siamo, vuol dire semplicemente che è qualcosa di più, è qualcosa di diverso ed è qualcosa che io considero di più. In un mondo perfetto c'è qualcosa che è di più, qualcosa che può sembrare di meno, ma ognuno di noi comunque ha un compito. E quindi non voglio neanche svalutare l'uomo o il maschio. Voglio solamente portarti questa mia sensazione che ho da anni e che ultimamente ho risentito in maniera forte, grazie anche a delle nuove amicizie e conoscenze, grazie anche all'approfondimento appunto di nuove, delle vecchie, scusa, amicizie con il femminile che ho. E una cosa interessante che ho, diciamo, scoperto e riconosciuto da poco è che quando si parla, per esempio, di Adamo ed Eva, no? Che si dà colpa ad Eva perché ha fatto mangiare ad Adamo la mela, no? Quindi, ma in realtà se prendi per vero, e lo è, che la donna è superiore all'uomo, beh, Eva aveva capito che l'unico modo per potersi evolvere, per poter si evolvere spiritualmente e andare avanti e crescere era mangiare il frutto della conoscenza, dalla pianta della conoscenza. Ed è quello che ha fatto. Quindi già lì, all'inizio, agli albori, la donna Eva era avanti. È tutto. Un semplice video, sono anche emozionato, vedi, perché quando vedo una donna e riconosco la dea che ho di fronte, riconosco questo spirito incredibile che pervade tutte le donne, beh, allora dopo mi emoziono e quindi la mia voce traballa, non sono così fluido come sempre. Però questo è un video solo di uno ringraziamento per tutto il mondo femminile e un video anche per i maschietti, per fare un po' pensare in un modo diverso a quando incontrerai la tua donna o quando incontrerai le donne intorno a te, il femminile intorno a te. E chissà che questo video per te maschietto non possa anche aiutarti a farti crescere quel femminile che è dentro di te e ad accettarlo meglio. È tutto veramente. Se ti è piaciuto questo video metti sempre un bel mi piace. E se pensi che possa essere d'aiuto a qualcun altro, condividi pure questo video, mi farà soltanto piacere. Più armonia, più comprensione ci sarà tra di noi, esseri umani, beh, sarà meglio. E quindi cos'altro dire? Medita, osserva, se sei donna, femminile, ti ringrazio e se sei uomo, apri gli occhi e ascoltati di più. E alla prossima!